the middle. Turner footing. Oh, what a goal from Frank Lampard! That was absolutely brilliant. Frank Lampard's 100th goal in 5 seasons with Chelsea. Absolutely brilliant. Bella a tutti ragazzi, sono Andrea dello staff di Utfi. Oggi sono qui per portarvi la review di Frank Lampard Classic Hero. Ho acquistato per 158.000 crediti, presenta un titolo 4 di piede debole e un 3 di mossa abilità, con un 91 di tiro e un 89 di passaggio come statistiche principali sulla carta più alte. Allora, io direi subito di partire con questa clip, che è la primissima partita che ho fatto appena comprato il giocatore. Guardate quanto ci ha messo a segnarmi il primo gol. Ecco, come ha chiesto 1 minuto e 46 secondi di gioco, non della realtà, per segnarmi il primo gol. Cioè, io ero rimasto basito, ho detto, minchia, ha fatto un tiro che essenzialmente io lo consideravo un po' alla cazzo di cane, fatemi passare il termine, e ha fatto un gol della Madonna. Poi appunto andando avanti abbiamo visto un attimo le statistiche, vabbè, direi di comprarle con quel footed se sono tutte quante giuste. Presenta 93 di posizionamento in attacco, 90 di controllo palla, 91 di effetto, 91 di passaggio lungo, 91 di tiri da distanza, 91 di passaggio corto, sembra l'amante di 91. E vabbè, un'altra cosa che ho notato però, che nei long shot ha tantissima potenza, tantissimo tiro da distanza, ma la finalizzazione pecca un po'. Poi vabbè, anch'io, cioè, siccome mi sono divertito un mondo con lui, long shottavo da ovunque, cioè ovunque un po', appena avevo un po' di spazio provavo a tirare un long shot perché mi divertivo tantissimo, e non, infatti non sempre entravano, anche se magari sarei potuto andare un po' più avanti e cercare un gol più facile, diciamo. Una cosa invece davvero straordinaria di Lampard è il dribbling, cioè davvero non ce n'è, cioè tipo io lo prendevo da metà campo, partivo e arrivavo fino ai confini dell'area di rigore dribblando tutti, cioè non riuscivano a prendergli palla, complice anche 90 di controllo palla e altre statistiche mostruose. L'unica che è un po' bassa, infatti poi si vedeva anche, è nell'agilità, ma non nell'agilità nel fare dribbling di per sé, ma l'agilità nel momento in cui arriva il pallone, se si deve girare dalla parte opposta è un po' lentino, però per il resto è veramente eccezionale. Poi vabbè, i tiri dalla vicina distanza non c'è neanche bisogno di dirlo, perché basta che muore una sciabordata della Madonna e lui le mette dentro tutte. Infatti, come stiamo vedendo anche qui dal video, ha tirato una scannonata e ha fatto un gol bellissimo. Poi qui ancora ha provato un altro long shot, qua ha preso il palo questa volta, quindi non è stata deviata, ha preso il palo. Poi nelle punizioni si trasforma nell'uomo invisibile, come avete visto in basso, cioè sembrava tagliato in due. Poi vabbè, le punizioni ovviamente sono anche queste un suo pro assoluto, perché ha delle statistiche allucinanti e infatti impensierisce sempre il portiere, poi dopo ne vedremo anche un'altra. Invece nei passaggi, sia che siano passaggi corti, sia che siano passaggi filtranti, sia che siano passaggi alti, passaggi lunghi, non ne ha mai sbagliato nessuno, nel senso, io ho provato anche Kakà per delle rose personali che volevo fare e non c'è storia, cioè rispetto a Kakà io preferisco 200 volte Lampard nel gioco, perché nei passaggi non me ne ha mai sbagliato uno, nei dribbling è riuscito sempre tutti, mentre Kakà ogni tanto nei dribbling perdeva anche contro gente piuttosto gracile, per dire. Poi qui ancora ho provato a fare un tiro, questa volta piazzato di potenza sul basso, e me l'ha ancora deviato, però come si può, ho potuto notare anche nelle varie partite, spesso e volentieri riesce a prendere il posto di Welbeck. Cioè se lo si usa da COC, soprattutto in questo modulo, se Welbeck si allarga ogni tanto per alcuni passaggi, Lampard subito taglia centrale e se gli viene servita palla, poi è la fine per i portieri avversari, perché se si avvicina verso la porta poi i problemi della finalizzazione non persiste e fa dei gol allucinanti. Infatti come qui ha fatto questo piazzato destro che ha superato tutta quanta la difesa, qui ancora una volta con Lampard ho trovato le praterie. Ovvio, se ha così tanto spazio libero, comunque la sua velocità non è che sia altissima, non è un 90 come Kakà, quindi è una certa, se viene recuperato io lì ho preferito fare passare la palla e fare gol della merda, se possiamo chiamarlo così, per essere sicuri. Però comunque lì ha fatto anche il suo bellissimo assist. Qua ancora una volta, come vi ho detto, parte da centrocampo, salta al mondo, dribbla chiunque, non perde mai la palla, arriva davanti al portiere, ma ha fatto questo gol straordinario. E qui infatti penso che l'avversario qualche bestemmia l'abbia mollata in questo momento, perché gli ho dribblato mezza squadra. Comunque, giocatore davvero eccezionale, non ho riscontrato nessun contro, a parte il fatto che nella punizione diventa invisibile, again, come state vedendo, però qua ancora è riuscito a fare una punizione allucinata, infatti l'ha messa pure dentro e mi ha fatto una tripletta in questa partita. Comunque,
potendo tirare un attimo le somme. Io sinceramente ve lo straconsiglio come giocatore, poi adesso è sceso ancora di prezzo se non sbaglio, costa ancora di meno. Se avete un po' di crediti da parte, volete provare in MLS o comunque ibridarlo insieme a una Barclays, fatelo perché è veramente un giocatore eccezionale. Non usatelo da centrocampista centrale perché è sprecatissimo, a detta mia, con tutto quel tiro che ha. Usatelo da COC o da T. Allora, diciamo pro e contro. Il pro tutti, cioè tutto, tutto, è un giocatore eccezionale. Contro un po' la finalizzazione dei tiri da lunga distanza e l'agilità appena gli riceve il pallone nel doversi girare. Quelle sono le uniche due cose che non è entusiasmante. Come giudizio finale ho voluto dargli un 9,5-10 perché è il centrocampista offensivo più forte che abbia provato sul gioco. Forse lo metterei alla pari con Eriksen Sif perché vabbè, è il mio pupillo e lo adoro, però per il resto veramente non ha eguali. Quindi per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Da Andrea un saluto, bella!